Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. È in arrivo una rivoluzione delle strutture dei servizi sanitari a Gorizia. Sono previsti investimenti per 45 milioni di euro per importanti opere, tra cui un ospedale di comunità, il raddoppio del pronto soccorso, l'incremento dei posti di terapia intensiva e la riqualificazione delle camere mortuarie. Ieri mattina il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha fatto un sopralluogo con i tecnici di Asugi per conoscere i dettagli del progetto assieme al vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Sentiamo il sindaco Ziberna. Alle mie spalle siamo in via Vittorio Veneto, siamo attaccati letteralmente all'ex ospedale civile, alle mie spalle c'è l'ex sanatorio pneumologico, a seconda di come lo ricordano i cittadini goriziani, una struttura assolutamente da decenni ormai abbandonata. Ebbene qui, grazie a un importantissimo, straordinario intervento dell'amministrazione regionale, ringrazio il vicepresidente Riccardi con delega alla sanità e alla salute, grazie a 34 milioni di intervento verrà qui realizzato un nuovo ospedale di comunità di Gorizia. Parliamo perciò di un'opera che sarà realizzata entro la fine del 2025, entro l'inizio del 2026, sarà dotata di ben 45 posti letto, tra cui importantissimi 10 hospice per ospitare le persone negli ultimi loro giorni di vita, ma sarà destinato anche per i degenti dei post acuti, cioè quelli che operati nell'ospedale San Giovanni di Dio non hanno più bisogno di quel tipo di assistenza anche con medici, ma potranno fruire naturalmente di quella infermieristica. Avremo spazi per i ricoveri brevi, per le palestre, per le riabilitazioni, i servizi anche di coordinamento tra le prestazioni sanitarie e quelle domiciliari. In particolare i cittadini potranno rivolgersi anche per la nuova casa della comunità, la centrale al CUP per intenderci, cioè centrale operativa territoriale anche. Sono tutte strutture che troveranno spazio all'interno dell'ex sanatorio. È un momento estremamente importante, un giorno davvero importante anche perché si riqualificherà qui a fianco con un altro intervento, realizzeremo un grande polo scolastico per ospitare sempre con risorse della regione due scuole cittadine e di fronte verrà riqualificato il Parco Basaglia. Tante risorse che arriveranno nella nostra città, perciò servizi che vengono dati agli studenti che studieranno e acquisiranno competenze per se stessi, per la loro vita e per l'impresa, ma anche la salute che riguarda tutti a 360 gradi, dai più giovani ai più vecchi. Grande partecipazione alla cerimonia di intitolazione della sede della Protezione Civile di Pagnacco a Luca Mazzaro, sindaco del comune friulano recentemente scomparso. A partecipare alla cerimonia, oltre a numerosi cittadini, i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui il prefetto di Udine, il sindaco di Pagnacco, il presidente del consiglio regionale e alcuni consiglieri regionali. Sentiamo le dichiarazioni del sindaco di Pagnacco, Laura Sandruvi, e del coordinatore della Protezione Civile di Pagnacco. Due semplici brevi parole, era giusto e doveroso trovare un riconoscimento che potesse valorizzare la figura di un amatissimo sindaco, il nostro Luca Mazzaro, condividendolo con quello che lui aveva più nel cuore, quindi il gruppo della Protezione Civile locale. Quindi ci è sembrato doveroso e quanto più che giusto trovare questo nesso causale nell'intitolazione della sede della Protezione Civile, proprio per ricordare la figura di un amatissimo sindaco che ha lavorato tanto per il paese e ha condiviso assieme al gruppo locale di Protezione Civile tantissimi anni di impegno e dedizione per la sicurezza del territorio e a favore della comunità. Un gruppo di Protezione Civile che è cresciuto anche grazie all'impegno di Luca e che oggi riconoscete con questo gesto. Esatto, eravamo il suo fiore all'occhiello, come ce lo diceva sempre. Io sono cresciuto proprio con lui perché un anno dopo che lui era diventato sindaco ha voluto farmi crescere in questo ruolo, grazie anche al vecchio coordinatore Vanni Lizzi, e che ci ha sempre tenuti alti, ci ha sempre veramente donato tutto su se stesso per farci crescere come gruppo al fiore dell'occhiello.
Ecco, quindi tutti i volontari sono, come si può dire? Scusate, sono emozionato, tutti i volontari sono onorati di dedicare questa sede a un uomo che ci ha voluto veramente bene, che ci ha supportato in qualsiasi situazione. Lui era lì, ci dava la pacca sulla spalla e ci diceva: forza, coraggio, so che ce la fate, andate avanti. E così è stato e così sarà. Cambiamo argomento. Ieri è stato presentato il progetto di infrastrutturazione della banda larga ad opera di Open Fiber in tutte le valli del Natisone. Alla presentazione nella sala consiliare di San Pietro al Natisone erano presenti l'assessore regionale al patrimonio demanio e servizi informativi, gli amministratori dei comuni coinvolti, l'amministratore delegato di Insiel e i responsabili progettuali di Open Fiber. L'assessore regionale ha evidenziato come il problema dello spopolamento e dell'abbandono delle zone montane possa essere superato grazie alle autostrade digitali che danno un impulso allo sviluppo. La rivoluzione digitale è un momento storico per tutti, come lo fu la costruzione dell'autostrada del sole per collegare il nord con il sud Italia. Il digitale può inoltre contribuire a superare le criticità delle amministrazioni pubbliche nel fornire servizi rapidi ed efficienti ricorrendo a personale a distanza. Dalla fibra ci si attende inoltre un'opportunità per creare nuove occasioni di sviluppo per l'economia montana. Cambiamo argomento. Presentato in conferenza stampa un ricco programma di eventi di corsa in calendario dal 26 al 29 maggio tra Tarvisio, Bovez e Sella Nevea. Dopo l'enorme successo della Alpe Adria Ultra Trail e della Via delle Giulie, si scaldano i motori per 4 gare e una corsa o camminata non competitiva di 13 km dedicata ai sapori tipici che uniranno due organizzazioni note al territorio, la ASD Sentiero 1 e ASD Orbike Trail, con il supporto anche di Promoturismo FVG. L'obiettivo è riportare il trail alla sua essenza, scoprendo sentieri con paesaggi mozzafiato, immersi nella bellezza delle Alpi Giulie. Un weekend per tutti, per chi con la 25 km si godrà un territorio unico nel suo genere, senza che il percorso sia particolarmente esteso, e per chi con la 55 affronterà più chilometri e potrà mettere alla prova le proprie prestazioni. Poi ci sono la 90 e la 130 km della Via delle Giulie per gli amanti delle esperienze più estreme. Tra le tappe più suggestive il Parco delle Prealpi Giulie e Triglav, che rientrano nel programma L'Uomo e la Biosfera. Infine, la camminata non competitiva, una passeggiata dove unire l'amore per la vita all'aria aperta ai percorsi colti e golosi di un luogo ricco di tentazioni gastronomiche e prodotti tipici. Prende forma così un evento unico dove due identità organizzative hanno in comune l'amore per il territorio e trovano anche collaborazione e cooperazione. Il risultato saranno 4 gare e una passeggiata con chiare identità e uno spirito comune, quello di valorizzare territori e culture differenti all'interno di uno stesso evento. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Lucera, buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.